Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come allenare il petto a casa con due manubri e ovviamente una panca. A casa, come già spiegato parecchie volte, puoi fare tutto. Ti rimando come studio preliminare i miei video test guida per partire subito col piede giusto. L'obiettivo non è spostare dei pesi a caso come se fossi un manovale al porto o un traslocatore, ma ovviamente farlo con una minima consapevolezza per sentire al meglio quello che fai. E quindi se dal giorno 1 impari ad ascoltarti, sicuramente velocizzi il tutto. Panca, due manubri, puoi fare tutto in poco spazio senza bisogno di andare in palestra per forza. Puoi partire di base con le classi esercizi come croci e spinte, quindi croci con manubri, spinte con manubri. Puoi provare anche le spinte a presa stretta, magari loro tre in super serie come esercizio, un 4x12 in super serie, quindi prima serie primo, prima serie secondo, prima serie terza. Poi riparti tutto senza mai fermarti per 4 volte e dopodiché un quarto esercizio a parte, i piegamenti ogni serie a sfinimento, quindi ogni serie finché ne hai, pausa di 30 secondi, seconda serie, così via per 4 volte. Quindi i primi tre in super serie, dopodiché i piegamenti invece a sfinimento. Volendo, puoi provare nel corso del tempo anche altri esercizi. Parentesi, comunque non ha senso allenare soltanto il petto in una sessione, però intanto volendo magari puoi farlo per provare. E per l'appunto, se vuoi provare altri esercizi, poi ti rimando anche al pullover, che con le braccia completamente distese ti va a colpire in maniera importante il petto, per l'appunto, e anche le alzate trasversali diverse al solito proprio per colpire in maniera più importante la porzione clavicolare dei pettorali. Quindi ripeto, fare solo petto in una sessione non ha molto senso. Ti consiglio la divisione del metodo butterfly, cioè giorno 1 petto e schiena, giorno 2 braccia e spalle, giorno 3 le gambe. Dopodiché puoi ripetere la sessione 1 e 2 per fare una multifrequenza. E per il petto, per l'appunto, gli esercizi principali sono questi: croci, spinte, spinte a presa stretta, piegamenti, pullover e alzate trasversali. Dopodiché, volendo, puoi anche anzi, ti consiglio di partire in super serie per massimizzare un po' l'intensità e divertirti di più e magari compensare anche i meno dischi e il meno carico a disposizione per appunto un discorso di efficacia. Quindi intanto parti con i primi tre esercizi visti prima in super serie, piegamenti a parte, dopodiché nel corso del tempo puoi provare anche il pullover e le alzate trasversali per colpire anche il petto, ovviamente la porzione clavicolare, e ovviamente poi se inclini diciamo lo schienale della panca puoi anche fare croci e spinte con lo schienale inclinato per appunto colpire in maniera più importante la porzione superiore clavicolare dei pettorali. Parti così, ti rimando poi dopo agli altri miei video test e guida e ovviamente a paradigma autoconsapevolezza e anche al metodo butterfly per appunto avere di base da subito la giusta, diciamo, concezione dell'allenamento con un peso che è solo il mezzo, focus sul pompaggio e così via. Infine, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online. Ciao!